A Montegrimano Terme l'amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni locali, organizza una settimana dedicata allo sport e al benessere. L'evento, che si svolgerà dal 16 al 26 maggio, si chiama Magic Montefeltro Sport Week. Sarà aperto a tutti gli appassionati, grandi e piccoli, negli sport calcio, volley e ciclismo. Spazio anche a camminate, trekking, yoga e attività a cavallo. A promuovere l'evento Confcommercio Marche Nord. Confcommercio Pesaro Urbino ha ovviamente appoggiato questa iniziativa del Comune di Montegrimano Terme, questa importante settimana dedicata allo sport e alla cultura, con tante iniziative ogni giorno della settimana, anche perché Montegrimano Terme è il 25esimo comune dell'itinerario della bellezza, che ha deciso di entrare nel nostro progetto di promozione turistica a tempo scaduto, nel senso che non è presente nella guida del 2024, ma è presente in tutte le iniziative di promozione e di comunicazione che stiamo facendo. Quindi iniziativa importante per dare vitalità a questo centro che domina la valle del fiume Conca. È un centro molto bello che merita l'attenzione anche da parte dei marchigiani, che probabilmente non conoscono questo lembo estremo della nostra provincia. 10 le iniziative in 7 giorni per un programma molto interessante. Si parte il 19 maggio con una camminata, un'esperienza a cavallo e una partita di calcio. A chiudere la settimana, domenica 26 maggio, un evento nazionale di mountain bike. Domenica 26 maggio l'evento di chiusura della settimana, che si chiamerà Gran Fondo la Via dei Borromeo, che è un evento che fa parte di 2 circuiti nazionali di mountain bike e che al momento ha già 400 partecipanti confermati. Quindi un evento di chiusura di una settimana molto ricca che coinvolge tutte le associazioni locali, e si partirà 7 giorni prima, il 19 di maggio, e con 3 iniziative tutte nel territorio: iniziative a cavallo, partite di calcio e un trekking all'interno del comprensorio del Monte San Paolo, che è un comprensorio che in questi anni è cresciuto molto con il lavoro di tutte le associazioni e le proloco locali, e allo stato attuale conta oltre 30 km di sentieri percorribili sia a piedi, in bicicletta che a cavallo. Quindi la settimana e punta proprio nel far conoscere questo comprensorio, che si è sviluppato molto in questi ultimi anni e porterà, speriamo, tantissima gente.